In occasione del 10° anno del programma dell'esercito Strade Sicure, vi diamo conto dell'intervento al TG3 dello Stabiese a comando delle forze operative sud, il generale di corpo d'armata Rosario Castellano. Domani compie 10 anni l'operazione Strade Sicure, un bilancio nel nostro TG con il generale Rosario Castellano, comandante delle forze operative sud. Il programma dell'esercito Strade Sicure arriva al suo 10° anno, ne parleremo con il nostro ospite, il generale Rosario Castellano, comandante delle forze sud dell'esercito appunto italiano. Benvenuto. Grazie. Dunque, nella nostra regione un impiego consistente di militari. Prima di tracciare insieme un bilancio con il generale, vediamo il percorso del progetto Strade Sicure. Dunque, generale Castellano, abbiamo sentito nella scheda un po' un bilancio di questo percorso di 10 anni. Perché è nata questa operazione Strade Sicure? Era proprio il 4 agosto del 2008 quando lo Stato, per prevenire e contrastare la criminalità e fenomeni di terrorismo, chiama in causa le forze armate in concorso con le forze dell'ordine. Attualmente siamo poco più di 7.000, nell'area campana 1.000 come è stato detto, e i nostri qui in questa regione esercitano il controllo ed il presidio del territorio attraverso una vigilanza statica e dinamica di obiettivi ed aree sensibili. Abbiamo sentito anche nel servizio della collega impiegati 5 volte oggi i militari che erano previsti all'inizio dell'operazione. Perché c'è stato questo incremento? A causa del mutamento dello scenario nazionale, le esigenze di sicurezza sono state sempre più impellenti e necessarie, per cui le autorità prefettizie, in coordinamento con il Ministero dell'Interno ovviamente e unitamente al Ministero della Difesa, hanno deciso di aumentare il pacchetto di forze, inizialmente era 3.000, per soddisfare queste esigenze di sicurezza. È forte il monitoraggio che voi prevedete sugli obiettivi sensibili, cosa sono, quali sono nella nostra regione? Qui nella regione gli obiettivi sensibili sono quei siti istituzionali, i siti patrimoniali, monumentali, siti diplomatici, comandi NATO insistenti nel territorio ed altri siti di particolare importanza che corrispondono, sono in corrispondenza di aree di maggiore transito, porti, aeroporti, circumvesuviani, eccetera. Anche le stazioni. Però non va sottaciuto, va comunque menzionato il fatto che noi, come è stato anticipato, effettuiamo un controllo straordinario in questa fetta di territorio definita Terra dei Fuochi, proprio per verificare il rispetto della normativa ambientale, mi riferisco agli incendi, ai roghi, alla diossina. Quali sono gli ultimi dati che avete raccolto sull'operazione, quelli dell'ultimo anno e poi un bilancio complessivo, se possibile? In questi 10 anni sono stati raggiunti risultati di primissimo piano. Giusto per dare e quantificare, per dare un'idea dei numeri, sono state fermate più di 700.000 persone in quest'ultimo anno in Campania. Sono state controllati più di 200.000 veicoli e moto, tratti in arresto poco più di 700 persone e sequestrate più di 2 tonnellate di sostanze stupefacenti. Questo è un dato visibile. C'è anche l'altro dato che è invisibile, che è l'aumento della percezione della sicurezza da parte della popolazione, che vede il nostro militare operante per strada, armato ed equipaggiato, pronto a risolvere qualunque tipo di esigenza, qualunque tipo di problema, sia esso operativo che no. Bene, io la ringrazio per essere stato con noi e noi proseguiamo con il nostro telegiornale. La Guardia di Finanza ha sequestrato...